Ho deciso di imparare internet perché mio figlio mi regala un computer ieri. Presentatevi, chi siete? Cosa fate? Mi occupo dal 2008 di greypanthers.it, una testata online riservata agli over 50. Sono titolare di Arima, che ha creato Bali TV, che è una web TV nata da ottobre dell'anno scorso. Da quanto tempo utilizzate internet? Io utilizzo internet dal 95. Dal 2000, anzi 99. Cosa fate principalmente su internet? Selezioniamo le notizie, parliamo delle cose del mondo con il taglio giusto per un senior. Per la maggior parte lavoro e navigo sui social network. Oggi parliamo di Twitter. Che cos'è? È un social network che serve per comunicare. In un modo che a me, che sono giornalista, piace molto, e cioè in un modo sintetico. Se si parla di Twitter, non si può fare a meno di citare i tweet. Che cosa sono? Il tweet è un messaggio di 140 caratteri che arriva a tutte le persone che ti seguono dal tuo profilo. Sono dei messaggi molto brevi, dicevo 124 battute, che sono il massimo della comunicazione stringata e dell'efficienza. Vitalba, sono 140. Posso disapprovare? Vedo che Michele è ben preparato. Avete un profilo Twitter, vero? Ho il profilo personale, il profilo di Arima, il profilo di Bari TV, che è la web TV che gestisco. Abbiamo un profilo come Grey Panthers e poi ovviamente ho un profilo personale che trascuro molto. Sul profilo personale diffondo pensieri filosofici o romantici. Ma mettendo da parte il romanticismo, lo sai come si manda un tweet? Dalle varie applicazioni, però fondamentalmente dal tuo profilo, dalla stringa per twittare, twitti. Scrivi e invii. E poi via con web. E Vitalba, come faccio a visionare tutti i tweet che parlano di un argomento che mi interessa? Beh, tanto c'è la segnalazione degli argomenti del giorno, quelli che sono più twittati, quindi già lì si può selezionare e vedere sia in Italia che all'estero. E poi comunque con l'hashtag, cioè quella parola chiave, identifico il genere di notizia che vado cercando e quindi trovo appunto per parole chiave. E i follower chi sono? Allora, i follower sono le persone che ti seguono. Sono quelli che sono interessati a vedere quando mettiamo un tweet, a leggere e che ci seguono, che ci danno simpatia, ci incoraggiano. E quanti ne avete nei vostri canali? Meno di 50 attualmente. Sono più io che seguo per adesso. Greypanthers.it al momento ha una sessantina di follower. Michele, Vitalba ti ha stracciato. E per ultimo, ditemi. Quali sono le differenze tra i giovani e i meno giovani su Twitter? I giovani sicuramente hanno una disinvoltura del mezzo superiore a quella dei senior. Il senior utilizza un pochino più compasso pesante, forse anzi con un filo di severità quando si trova in un insieme di tweet che gli sembrano forse un po' più confusi di quanto vorrebbe. Però sicuramente chi più è riuscito ad avvicinarsi a questo strumento, sia anziano, può utilizzarlo per comunicare a noi giovani qualcosa di fondamentalmente utile che deriva dalla loro esperienza. Noi sicuramente sappiamo come trovarlo. E con quest'ultima battuta dal sapore bonariamente minaccioso, ditemi, volete seguirvi? Sì. Bene, a presto.